Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento qui sul canale Piccole Creazioni Creative. Come vedete già dall'inquadratura del video, questo video tutorial è dedicato alla tecnica del chiacchierino ad ago. Andremo a realizzare questi orecchini, piccoli orecchini chandelier. E, come vedete, il modulo è abbastanza piccino rispetto a quelli che eseguiamo di solito, che sono molto grandi. Però ho pensato di fare qualcosa di semplice che si può realizzare in un unico step, quindi non ci sono particolari difficoltà, che fosse adatto anche a chi si accosta adesso per la prima volta al chiacchierino. E, come vedete, l'orecchino è molto semplice, come al solito è una classica sequenza di anelli e archetti, e a breve vi mostrerò come realizzarli. E niente, può essere un'idea molto semplice, veloce, last minute per fare dei pensierini per le festività che si avvicinano. E niente, spazio al tutorial. Per realizzare gli orecchini che vi ho appena mostrato, abbiamo bisogno di un filato a vostra scelta. Io utilizzo come sempre un filato misura 5 della Tetan Wool 100% cotone, e questa volta ho scelto questo color malva. Poi abbiamo bisogno dell'ago da chiacchierino adatto per la misura del filato che avete scelto, nel mio caso un ago da chiacchierino numero 5. Poi ci serviranno questa volta ci serviranno due uncinetti di due misure diverse, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo, perché ci sarà una chiusura, una legatura un po' più particolare del solito e quindi avremo bisogno di un uncinetto più piccolo. Poi abbiamo bisogno, come sempre, di infila ago e forbici per tagliare i fili e ovviamente perline a vostra scelta, chiodini e monachelle per montare gli orecchini. Cominciamo con il tutorial. Come prima cosa procedete infilando il filo nel vostro ago e lasciate una codina lunga all'incirca una cinquantina di centimetri. Come vi dico sempre, è preferibile avere qualche centimetro di filo in più che poi andremo a tagliare, piuttosto che rimanere senza e dover poi fare delle giunte. Adesso cominciamo eseguendo il primo elemento del nostro orecchino, che è un anello così composto: 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi e chiuda l'anello. Comincio montando i nodi. Una volta completata la sequenza di nodi, devo tirare come al solito il filo fuori dalla cruna, lasciando una codina molto più corta, vedete, e spingo delicatamente come sempre i nodi fuori dall'ago, tiro delicatamente appiattendo bene i nodi, infilo nel cappietto che si è formato e chiudo l'anello. Questo è l'anello eseguito come sempre. Quindi chiudiamo il nostro anellino e facciamo un nodo con rotazione. Quindi vedete, l'anellino si è formato. Facciamo un nodo con rotazione, quindi incrociamo i fili e ci portiamo sul dietro del lavoro. L'anellino è pronto. A questo punto andiamo ad eseguire il secondo elemento, che sarà un archetto composto da 4 nodi doppi, quindi eseguo 4 nodi doppi e chiudo ad arco. Ho montato 4 nodi doppi, a questo punto tiro il filo e chiudo il mio archetto.
in questo modo. Ho ottenuto il mio archetto, faccio un nodo con rotazione e mi porto sul dritto del lavoro. In questo modo. L'elemento successivo che andremo ad eseguire è un altro anello esattamente identico al primo, quindi composto da 4 nodi doppi. Stavolta andremo a fare una legatura in questo picot, 4 nodi doppi, un altro picot, 4 nodi doppi, picot, 4 nodi doppi e chiudo l'anello. Comincio montando i primi 4 nodi doppi. Montati i primi 4 nodi doppi, prendo l'uncinetto per le legature, quello un pochino più grandicello, va bene lo stesso adesso, mi vado a inserire in questo picot, che è il primo più vicino all'ago, prendo il filo e faccio la legatura. Poi continuo con la sequenza dei nodi. Ho ultimato la mia sequenza di nodi, a questo punto devo chiudere ad anello, quindi spingo delicatamente i nodi verso il basso, li appiattisco in modo che siano omogenei e la lavorazione sia ben compatta. Sistemo i nodi appiattendoli tra le dita e faccio un nodino con rotazione e mi porto sul dietro del lavoro, sul rovescio del lavoro. L'elemento successivo che andremo ad eseguire a questo punto è un archetto composto da 4 nodi doppi, quindi comincio montando i nodi sul lago. Una volta montati i 4 nodi doppi, spingo i nodi verso il basso e chiudo l'arco. Anche questa volta andrò a fare un nodo con rotazione e mi riporterò di nuovo sul dritto del lavoro. Vedete? Già sto cominciando a realizzare la parte inferiore del mio piccolo chandelier. L'anello successivo che andremo a realizzare sarà identico ai due precedenti, solamente che come il precedente avrà una legatura nel picot più vicino, che è questo qui. Quindi andiamo ad eseguire 4 nodi doppi, una legatura, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi e chiudiamo ad anello. Come al solito comincio montando i primi 4 nodi doppi e poi vi faccio vedere la legatura. Ho montato i primi 4 nodi doppi, a questo punto vado a eseguire la legatura sul primo picot che mi trovo, che è il picot più vicino. Faccio la legatura e proseguo con la sequenza di nodi come prima. Ho ultimato la sequenza di nodi, a questo punto come sempre spingo i nodi verso il basso e vado a chiudere il mio anellino appiattendo bene i nodi. Anche l'ultimo anellino della base è completo, stringo bene i nodi in modo che abbia un bel aspetto. A questo punto devo cominciare a eseguire la parte superiore del modulo, quindi andare a eseguire questo archetto. Come procedo? Innanzitutto scusate,
ho dimenticato di chiudere l'anello. L'anello questa volta facciamo una chiusura senza voltare, senza incrocio, una chiusura semplice. In questo modo faccio un nodino in modo da rimanere sul dritto del lavoro, perché non devo andare a ruotare l'orientamento del mio lavoro. Quindi, come dicevo, andremo ad eseguire questo archetto, che è composto, è un archetto semplice composto da 8 nodi doppi. Quindi vado a montare gli 8 nodi doppi e chiudo ad arco. Ho montato gli 8 nodi doppi, a questo punto li spingo delicatamente verso il basso e chiudo il mio archetto. Appiattisco bene i nodi e faccio un nodo di chiusura, stavolta vado ad eseguire un nodo con rotazione, quindi mi porto sul rovescio del lavoro, in questo modo. E già, come vedete, ho iniziato a realizzare la parte superiore del nostro orecchino. Arrivati a questo punto, dobbiamo andare ad eseguire l'anellino che si andrà a congiungere alla parte inferiore del nostro lavoro. Lo andiamo a realizzare montando sul nostro ago da chiacchierino 5 nodi doppi. Andiamo a fare una legatura qui sulla parte inferiore, ma adesso ve la farò vedere. In questo punto qui ve la farò vedere meglio, ve la faccio vedere. Noi dobbiamo andare ad eseguire, questa è la parte un pochino più delicata che vi dicevo, dobbiamo andare a eseguire un anello che andremo a montare qui in questo punto, e la legatura la andremo a fare in questo punto dove la lavorazione si va a attaccare all'anellino di base. Solo che invece di farla sfruttando i picot come facciamo di solito, useremo l'uncinetto più piccolo e vi farò vedere come realizzarla. Quindi comincio montando intanto 5 nodi doppi sul mio ago. Come vedete, ho montato i primi 5 nodi doppi. A questo punto prendo l'uncinetto più sottile, vedete, ha una punta molto sottile, vedete, è più sottile rispetto a quello che ho usato prima. Avrei potuto usare sempre quello sottile, però è più comodo quello un pochino più spesso quando si devono fare le legature nei picot. Prendo l'uncinetto più sottile, mi vado a inserire con la punta dell'uncinetto in questa posizione, vedete, io devo andare a prendere a legarmi sia qui che qui. Quindi cosa devo fare? Devo andare a infilarmi prima in una maglia. Qui non ci sono picot, quindi dovete fare un pochino più attenzione. Infatti io mi andrò a inserire tra i nodi con l'uncinetto sottile. Per questo serve un uncinetto con la punta sottile. Mi inserisco da un lato, vedete, sono sull'archetto alla mia destra, e contemporaneamente mi inserisco sull'archetto alla mia sinistra. In questo modo devo andare a prendere tutti e due gli archetti. Vedete, in questo momento l'uncinetto è infilato attraverso due elementi. Io vado a prendere il filo con l'uncinetto, in questo modo, vedete, prendo il filo, tiro. Devo fare un pochino attenzione perché, non essendoci i picot, è più difficile tirarlo. Porto fuori il filo e faccio la legatura come di consueto, quindi mettendomi sul lago. Vedete, in questo momento sto passando sul lago, faccio la legatura come al solito e tiro il filo. Questa era la parte un pochino più complessa, tra virgolette, il resto è molto semplice, come avete visto. Procedo montando gli ultimi 5 nodi doppi sul lago da chiacchierino e poi chiudo l'anello.
Ho montato gli ultimi 5 nodi sul lago, tiro e chiudo l'anello. Come vedete, il nostro anellino, zoom un po' così potete vedere meglio, il nostro anellino si è andato a agganciare alla base dei due archetti in questo punto, prendendo entrambi gli archetti sottostanti. Quindi a questo punto vado a chiudere facendo un nodo con rotazione, quindi mi porto nuovamente sul rovescio del lavoro, scusate, sul dritto del lavoro. Faccio un nodo con rotazione e torno sul rovescio del lavoro, sul dritto, scusate. A questo punto devo andare a eseguire l'anellino superiore, che è quello al quale poi aggancerò la monachella, le perline o qualunque cosa avrò intenzione di metterci. Questo anello è molto semplice e viene eseguito montando questa sequenza di nodi, quindi 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi e chiudo l'anello. Ho montato la mia sequenza di nodi, a questo punto chiudo l'anello spingendo i nodi verso il basso. Chiudo bene, tiro bene il filo in modo da appiattire i nodi. A questo punto devo fare un nodo senza rotazione perché non devo cambiare il verso del mio lavoro. Quindi devo rimanere sul dritto del lavoro. Allora, come al solito, prendo il filo qui, senza fare incrociare i fili, e faccio un nodo in questo modo. A questo punto non mi resta che andare ad eseguire l'ultimo elemento, che è un semplice archetto composto da 8 nodi doppi, e avrò finito il mio orecchino. Quindi vado a montare 8 nodi doppi. Spingo i nodi verso il basso e chiudo ad arco, quindi semplicemente tiro e vado a formare il mio archetto. Appiattisco bene i nodi tra le dita, tirando il filo, faccio un nodo per chiudere l'elemento, poi mi vado a infilare con l'ago, con la punta dell'ago, mi vado a infilare in questo punto per andare ad attaccarmi alla base dell'anellino che ho lavorato per primo, e siccome è la chiusura del nostro lavoro, vado a fare, come al solito, un nodo passando, incrocio i fili e passo due nodi, due volte l'ago nel cappietto, in modo tale da formare un nodo di chiusura. Sistemo il lavoro e ho completato il mio modulo. A questo punto non mi resta che tagliare i fili, montare le monachelle e eventualmente le perline che avrò scelto, e il mio orecchino è finito. I fili ovviamente andranno nascosti sotto i nodi e avrò ultimato il mio orecchino. Una volta tagliati i fili e nascosti sotto i nodi e montate le monachelle con le perline che avrete scelto, questo dovrebbe essere il risultato che avete ottenuto. Come vedete sono degli orecchini più compatti rispetto al solito, perché il mio
motivo in sé è molto piccolo, però volendo, se volete qualcosa di un pochino più importante, magari da montare senza inserire la perlina, potete semplicemente farli più grandi. Magari del modo in cui è possibile ridimensionare gli schemi ve ne parlerò in un altro video. Un'altra informazione, i prossimi video molto probabilmente prevederanno una nuova tipologia di rubriche, diciamo, chiamiamolo in questo modo, in quanto voglio dedicare dei video specifici alla scuola del chiacchierino, quindi tutte quelle informazioni base che sono necessarie per lavorare a chiacchierino e sono quelle informazioni che io do un po' per scontate ma che applico durante tutti i miei video tutorial, quindi prossimamente troverete dei video di questo tipo. Niente, questi, come avete potuto vedere, la realizzazione di questi orecchini è stata molto semplice, è una realizzazione in uno step, quindi adatta anche a chi è alle prime armi con la lavorazione del chiacchierino ad ago. Io, come al solito, spero che il mio video vi sia stato utile, che lo abbiate trovato interessante. In tal caso, se volete, potete supportarmi con un like e potete iscrivervi al canale, e se volete, se vi fa piacere, potete anche condividere i miei video. Io vi ringrazio per l'attenzione, per essere rimasti con me fino a questo punto, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Grazie, ciao!